debutta l'Alfa Romeo Milano, un'auto che segna un prima e un dopo nella storia del Biscione per almeno 5 motivi. Il primo, con i suoi 417 cm di lunghezza, è la prima baby crossover della casa. Il secondo, è la prima Alfa Romeo di serie disponibile full electric, oltre che anche mild hybrid. Terzo motivo, anche se nel nome omaggia la città dove è nata l'Alfa Romeo, dal punto di vista estetico l'auto non ha grandi richiami col passato, anzi presenta un nuovo corso stilistico. Quarto motivo, la Milano è la prima Alfa Romeo venduta in Italia ma non costruita in Italia. Quinto, ma non ultimo, la Milano è la prima Alfa a sfruttare appieno le sinergie del gruppo Stellantis. Ma partiamo dal design guardando le prime immagini che l'Alfa Romeo ha diramato della Milano. Ad esempio il frontale non ha nessun richiamo con le Alfa di oggi e nemmeno con quelle del passato. È caratterizzato sì dal grande scudetto centrale come tutte le Alfa Romeo, ovviamente questo non può mancare, ma è tradotto in una maniera diversa come non si era mai vista prima. Per esempio si può avere in due versioni. La prima ha lo stemma dell'Alfa Romeo intagliato al centro, quindi con la croce e il biscione visconteo. L'altra invece è più elegante, ha una griglia più fitta e la scritta Alfa Romeo in corsiva messa di traverso, come si usava sulle auto della casa milanese fino agli anni 40. Poi guardiamo i fari, sono anche a matrice di LED, ma hanno un andamento insolito per un'auto della casa, perché hanno questa forma a C, inframmezzata da un elemento in tinta con la carrozzeria. Sono fari molto sottili con diversi punti luce di forte impatto scenico. Ma guardiamo la zona inferiore del paraurti. Spariscono le due prese d'aria separate, quelle che formavano insieme allo scudetto il famoso trilobo. C'è un'unica presa con una griglia a effetto 3D e al centro, poco più in basso, c'è la targa. Anche questa è ritornata al centro del frontale dell'auto e non più sull'auto come su tutte le Alfa più recenti. Passiamo alla fiancata, che ha un andamento molto sinuoso, con parafanghi bombati, esageratamente larghi, che danno muscolatura e grinta all'auto. E poi ritorna, qui sì c'è un piccolo richiamo al passato, la maniglia delle porte posteriori è nascosta nel telaietto dei finestrini, un'idea che in Alfa è stata introdotta dalla 156 nel lontano 1997. Bene, passiamo alla parte posteriore della Milano. Beh, qui a voler guardare qualche richiamo alle Alfa del passato effettivamente c'è. Per esempio nell'1.8 così inclinato e nella coda tronca, cioè tagliata di netto, che ricorda un po' la Giulia TZ degli anni 60. E poi c'è anche un richiamo a un'Alfa molto più recente e anche molto più esclusiva, ovvero la Giulia SVB Zagato, realizzato in un unico esemplare sulla base della Giulia quadrifoglio. Dov'è questo richiamo? Nella striscia luminosa ad arco che formano i fanali e più in basso nella scritta Alfa Romeo in corsivo, proprio come nella coupé dell'atelier milanese. Vista fuori, adesso diamo un'occhiata dentro. Nell'Alfa Romeo Milano troviamo un'atmosfera sportiva con richiami cari agli alfisti, come per esempio il cruscotto a binocolo che contiene uno schermo di 10,25 pollici che costituisce tutta la strumentazione ed è ampiamente configurabile. Tra l'altro è anche bordato di elementi rossi che lo rendono ancora più sportivo. Sulla destra, al centro della plancia, c'è un altro schermo, anche lui di 10,25 pollici, per l'impianto multimediale, che è organizzato in widget, quindi in semplici icone mobili, per richiamare le varie funzionalità. Ha tutto quello che serve in un impianto multimediale moderno, ma soprattutto per le versioni elettriche ha un navigatore tra virgolette intelligente, perché non solo si limita a stabilire un itinerario per raggiungere la meta indicata, ma può anche calcolare dove fermarsi per una ricarica alla batteria durante il viaggio, tenendo conto delle condizioni del traffico, dello stile di guida di chi si trova al volante e anche di quanta carica della batteria è presente in quel momento. Qui all'interno però, oltre a questi dettagli dalfisti, come anche le bocchette del climatizzatore di forma circolare e anche illuminate, in questo caso e con tanto di logo del Biscione ben in vista, troviamo però elementi proprio da sinergia di grande gruppo industriale. Quindi ci sono tanti piccoli comandi come i tasti per le modalità di guida o la levetta per il cambio, piuttosto che i tasti dei servizi di bordo nella console, che sono ripresi paro paro dal resto della produzione Stellantis, quindi li ritroviamo anche in altre auto.
Si poteva fare qualcosa di più per caratterizzare questo interno, perché per esempio non troviamo quei dettagli che sono diventati un po' il tratto distintivo delle ultime Alfa, come il tasto di avviamento del motore inserito nel volante, piuttosto che le lunghe leve di alluminio dietro il volante per il cambio, oppure il pomello per le modalità di guida del sistema DNA. Per quanto riguarda il baule, la casa dichiara ben 400 litri a divano in uso, che per la categoria, cioè per una crossover lunga appena 417 cm, sono effettivamente tanti. La versione elettrica poi ha un ulteriore vano sotto il cofano anteriore dove riporre i cavi di ricarica. Bene, per quanto riguarda la meccanica, dicevamo che questa è la prima Alfa che sfrutta appieno le sinergie di Stellantis, e infatti è proprio così, perché il pianale su cui è costruita è la piattaforma CMP, utilizzata da praticamente tutte le piccole del gruppo Stellantis, per esempio un'altra crossover, la Jeep Avenger, piuttosto che la Fiat 600, oppure piccole berline come la nuova Lancia Y, la Peugeot 208, ma nel caso dell'Alfa Milano è stata ottimizzata per questo tipo di auto, quindi ha un assetto e uno sterzo che sono specifici e sono volti a dare più agilità e più reattività all'auto, come ci si aspetta da un Alfa. Per quanto riguarda invece i motori, c'è la versione full electric che ha un motore collegato alle ruote anteriori da 156 cavalli e alimentato da una batteria da 54 kWh che promette fino a 410 km di autonomia. Per ricaricare la batteria si può utilizzare la corrente alternata fino a 11 kW oppure continua fino a 100 kW, quindi con 100 kW le ricariche sono abbastanza veloci. C'è poi anche la versione super performante che si chiama Veloce, il cui motore elettrico ha 240 cavalli ed è sempre collegato alle ruote anteriori, ma c'è un differenziale meccanico di tipo Torsen che serve appunto a evitare pattinamenti delle ruote anteriori vista la considerevole potenza. Specifico poi anche l'assetto, che è ribassato di 25 mm, le barre antirollio che sono differenti, e poi c'è un impianto frenante con pinze a quattro pistoncini che mordono dischi da 38 cm di diametro, dischi che sono inseriti in cerchi molto grandi, di ben 20 pollici. La versione Mild Hybrid invece utilizza il 1200 a tre cilindri da 136 cavalli, ha un turbocompressore a geometria variabile, quindi ha il vantaggio di dare una risposta sempre pronta a qualsiasi regime, e invece la distribuzione è a catena invece che a cinghia. La parte elettrica è composta da un motore che è inserito direttamente nel cambio a doppia frizione a 6 marce. Questa versione Mild Hybrid avrà anche una variante a trazione integrale per la versione Q4, in cui c'è un secondo motore elettrico montato al retrotreno che trasmette il moto alle ruote di dietro. Possiamo anticipare che sono già aperti gli ordini per l'edizione Lancio, che si chiama Speciale, ed è offerta sia in versione elettrica con 156 cavalli, sia nella versione Mild Hybrid a trazione anteriore con 136 cavalli. Questo allestimento si distingue per una ricca dotazione di serie, che fra l'altro include le ruote di 18 pollici, lo scudetto anteriore Alfa Romeo con il marchio intagliato, quindi quello più grintoso, e poi ricche dotazioni per il comfort, tra cui i sedili a regolazione elettrica e con la funzione massaggio, il navigatore e poi anche i sistemi di guida autonoma di livello 2. Ok, va bene, ma i prezzi? La speciale Mild Hybrid costa 29.900 euro, quella elettrica 39.500 euro. Ma questo è soltanto un assaggio della nuova Alfa Romeo Milano. Continuate a seguirci su alvolante.it e sui canali social di Al Volante con ulteriori approfondimenti. Alla prossima!